stato va fatto roba simile. Però è uno di quelli che quando si pensa a quell'area della medicina interna particolare è sempre uno che ha fatto una ricerca spettacolarmente di ottima qualità. Non è facile che un clinico come lui è abbia messo insieme la biologia molecolare con la clinica, non è facile, la genetica è tutto questo. Quindi ha messo insieme questo, in una logica per la quale se non c'è buona ricerca non c'è buona assistenza. Questo lo dicono, lo dice il mio medico, lo dicono chiunque, però in Italia un po' meno, lo si dice perché quando uno fa ricerche della qualità di Marcello qualcuno si sta a perdere tempo. I direttori generali, questi che stanno negli ospedali, no? Che l'unica cosa che gli interessa è non farti vedere i figli che te porti da casa. Il cerotto te lo fai da te perché tanto si vende in farmacia, quando in realtà una buona ricerca è quella che genera buona assistenza. Marcello, essendo arrivato tardi, finisco prima di quanto si fa il pistolo, sentiamoci, dice Marcello. Grazie a voi. Ovviamente è un bel partenza, quindi sono molto, molto contento. Devi venire, noi tanto lo facciamo, vieni a sentire anche te. Sì. Allora, l'argomento di questa sera è un argomento sicuramente molto rilevante, sia da un punto di vista strettamente clinico, sia da un punto di vista... Mi sentite? Ah sì sì, ok, vero. È vero. Allora... Chiediamo che cosa pensi del sindaco Marino. Dopo, mentre prendiamo qualcosa da bere. Allora, diciamo, è un argomento molto rilevante, sia da un punto di vista clinico, sia da un punto di vista sociale, perché ha a che fare con il sovrappeso e con l'obesità. Ora, per darvi l'idea di qual è la dimensione del problema, vi faccio vedere questa figura. In questa figura viene riportata una misura dell'obesità, che è l'indice di massa corporea. L'indice di massa corporea è un modo che noi abbiamo per stabilire se una persona ha un peso eccessivo rispetto alla sua statura. E vedete chiaramente in questa analisi che ha coinvolto più di 1 milione di persone, come il rischio di morire aumenta notevolmente man mano che l'obesità aumenta. Per chi è obeso, ovviamente. Questo vale sia nei maschi sia nelle femmine, quindi diciamo che il problema dell'obesità è un problema molto rilevante, ovviamente molto complesso perché coinvolge tutta una serie di aspetti che vanno dalla fisiologia anche all'organizzazione, tutto sommato, della nostra società. E quando noi valutiamo un paziente che è in sovrappeso, facciamo una cosa molto semplice, cioè misuriamo il giro vita, come vedete in questo signore, e lo facciamo utilizzando uno strumento che non è tanto sofisticato, cioè il metro da sarta, e questo ci dà invece una serie di informazioni estremamente utili, e ora proverò per il resto della mia chiacchierata a illustrarvi quanto importante e quanto utile da un punto di vista clinico può essere la misura del giro vita. Allora, che cosa facciamo quando noi misuriamo il giro vita alle persone? Abbiamo un'idea abbastanza accurata di quella quantità di tessuto adiposo che non si accumula sotto la cute, ma si accumula all'interno dell'addome. Cioè abbiamo un'idea di quella che si chiama la obesità o la adiposità intraaddominale. E questa quota di tessuto adiposo ovviamente si può misurare con delle tecniche molto più sofisticate e molto più complesse. Questa è un'immagine ottenuta con la risonanza magnetica. Vedete, tutta questa parte chiara, questa parte bianca, è rappresentata da tessuto adiposo che si accumula tra i visceri. E tanto maggiore è, tanto maggiore il volume dell'addome e tanto maggiore è il giro vita. Quindi attraverso la misura del giro vita noi abbiamo un'idea di questa particolare distribuzione del tessuto adiposo che è confinato e localizzato all'addome. Ora sono stati fatti degli studi molto accurati che hanno messo in relazione la circonferenza vita con la misura dell'obesità viscerale ottenuta con queste tecniche un po' sofisticate come la risonanza magnetica, e vedete da questa rappresentazione come la relazione sia molto stretta: man mano che aumenta la circonferenza vita aumenta
l'area del tessuto adiposo intraaddominale che viene espresso con delle unità anche abbastanza arbitrarie. Noi consideriamo un'area normale quando in una sezione dell'addome l'area non supera i 130 cm. Un aumento di quest'area indica un accumulo abnorme di tessuto adiposo intraaddominale. E tutto questo quindi vuol dire che all'interno dell'addome, negli spazi tra i visceri, si è accumulata una quantità eccessiva di tessuto adiposo. E tutti questi studi hanno formulato, hanno dato delle indicazioni anche su alcuni numeri che ci possono essere utili per stabilire se ognuno di noi è al di sopra o al di sotto di questo limite di normalità. E questi numeri sono riportati qui, negli uomini, in una circonferenza addominale, misurata più o meno come avete visto in quel signore, che supera i 102 centimetri, o nelle donne 88 centimetri, vuol dire che la sua quantità di tessuto adiposo è eccessiva. E questa situazione non è priva di conseguenze da un punto di vista clinico, da un punto di vista fisiologico e da un punto di vista clinico. Ora, prima di entrare un pochino in dettaglio su quali sono le conseguenze metaboliche dell'obesità viscerale, vi faccio vedere un po' di numeri che danno un'idea di come questa condizione è diffusa nella popolazione, quindi dei dati di tipo epidemiologico. Questi sono diversi paesi del mondo, in modo particolare vorrei che concentrasse la vostra attenzione sull'Italia, e se noi consideriamo nell'insieme i maschi e le femmine, circa uno su tre presenta quelle misure eccessive, cioè presenta dei valori di circonferenza vita superiori a quelli, a quei numeri che sono considerati desiderabili. E uno su tre è tanto, cioè una misura notevolmente preoccupante, diciamo, per le conseguenze che questa condizione ha. E ancora di più, questo metodo molto semplice, facilissimo da realizzare, e con queste informazioni così elementari, ci dà una capacità di predire il rischio delle persone di andare incontro a delle complicanze, in modo particolare la complicanza aterosclerotica, quella che causa l'infarto, quella che causa l'angina, molto potente. Guardate in quest'altra analisi che ha coinvolto 27.000 soggetti, la misura del giro vita, valori indicano valori progressivamente crescenti di giro vita. Vedete, man mano che il giro vita aumenta, la probabilità di andare incontro all'infarto acuto del miocardio tende progressivamente ad aumentare. Quindi la misura del giro vita ha un potere, come si dice, predittivo decisamente elevato. Tanto per darvi un'idea quantitativa, quelli che hanno il giro vita più alto hanno quasi il doppio di probabilità di andare incontro ad un evento ischemico cardiaco rispetto a coloro che hanno un giro vita basso normale. Quindi è un potere predittivo molto elevato, tanto da poter far affermare che l'obesità addominale, se uno mette in fila il potere predittivo di tutti gli altri fattori di rischio, ha un potere predittivo inferiore a quello dei grassi alti nel sangue, in modo particolare della colesterolemia, ma addirittura superiore a quella dell'ipertensione e del diabete. Quindi misurare una circonferenza vita, un giro vita, come nel titolo della mia presentazione, maggiore di quello che dovrebbe essere, ci dà l'idea di trovarci di fronte a una persona che sicuramente rischia molto. Ma perché rischia molto? Beh, perché le persone che hanno un giro vita aumentato hanno tutta una serie di alterazioni metaboliche che molto spesso non si vedono, non sono visibili. Molto spesso le persone, come quel signore di cui vi ho mostrato la foto, è un signore che sta bene al di là dell'obesità, esteticamente non bellissimo, ma sicuramente senza nessun segno di malattia evidente, ma con molte alterazioni metaboliche nascoste. Vi faccio vedere un altro studio realizzato parecchio tempo fa, in cui si è valutato il modo con cui dei soggetti non obesi, dei soggetti obesi che non hanno un giro vita grande e dei soggetti obesi che invece hanno un'aumentata obesità addominale metabolizzano lo zucchero. E vedete da questa curva che nei soggetti indicati con il pallino rosso, cioè quelli che hanno l'obesità addominale, tendono ad avere dei picchi di glicemia decisamente più marcati degli altri due gruppi.
e il ritorno della glicemia alla norma, questo è quello che si fa normalmente quando, forse qualcuno di voi l'ha già fatto, quando si assume un carico di zuccheri e si misurano nel sangue i livelli di glicemia. Ecco, il ritorno della glicemia ai valori pre-pasto è molto rallentato. Quindi queste persone, ad ogni volta che mangiano, sono esposte per un tempo più lungo ad una quantità maggiore di glucosio. E questo corrisponde anche alla necessità da parte loro di produrre una notevole quantità di insulina per smaltire questo glucosio in eccesso. Questa disparità tra cattivo metabolismo del glucosio e necessità di produrre molta insulina ha un nome, che si chiama insulinoresistenza. Come se per metabolizzare il glucosio i soggetti che hanno l'obesità addominale devono produrre una quantità notevole di insulina, e quando si produce una notevole quantità di insulina qualche conseguenza c'è, poi vi farò vedere in qualche altra diapositiva cosa succede. Tant'è vero che i soggetti che hanno il giro vita più grande, quindi un giro vita aumentato, hanno più probabilità di sviluppare il diabete, perché quando il metabolismo del glucosio non è corretto da questo eccesso di produzione di insulina, compare il diabete, cioè la persona a digiuno misura la sua glicemia e ha valori elevati di glicemia. Vedete in questo caso come il rischio di sviluppare il diabete aumenta fino a 20 volte nei soggetti che hanno una circonferenza vita intorno a 100 centimetri. Non solo, ma i soggetti che hanno un giro vita elevato, quindi hanno obesità addominale, tendono ad avere anche grassi alti nel sangue, e questo noi sappiamo che è un altro importante fattore di danno per le arterie. Vedete anche qui in questo studio i soggetti che sono obesi e che hanno un'aumentata quantità di grasso viscerale tendono ad avere i trigliceridi più alti, tendono ad avere quest'altro parametro protettivo che è il colesterolo HDL basso, quindi si trovano di fronte ad alterazioni metaboliche, e tutte queste cose sono asintomatiche. Solo se uno le cerca, se un medico le cerca e le misura, le può osservare. Altrimenti, molto spesso, prima che si verifichi l'evento ischemico, non sono apprezzabili, non sono visibili. Per cui avere un'idea del grasso viscerale ci dà tutta una serie di importanti informazioni. Per risottolineare ancora di più questo aspetto, vi faccio vedere su un'immagine di una risonanza addominale, vi faccio vedere qual è la differenza che c'è fra un soggetto che ha poca adiposità addominale e un soggetto che ha tanta adiposità addominale. Vedete, se confrontate questi numeri, vedete chiaramente come il soggetto che ha molta obesità addominale tende ad avere i trigliceridi più alti. Questi valori non sono in milligrammi decilitro, sono in millimoli litro, un'altra unità di misura, ma insomma cambia poco la sostanza. I trigliceridi sono più alti, l'HDL è più basso, l'insulina è più elevata, l'area sotto la curva del glucosio è decisamente elevato. Quindi a parità di peso, perché queste due persone hanno una quantità di tessuto adiposo abbastanza simile, un'eccessiva localizzazione di tessuto adiposo all'interno dell'addome peggiora molti aspetti del metabolismo, sia del metabolismo lipidico, sia del metabolismo glucidico. E tutte queste cose messe insieme, favoriscono il generarsi di quella condizione che noi oggi modernamente chiamiamo sindrome metabolica, che caratterizza i soggetti con obesità viscerale e che caratterizza soggetti che, oltre all'obesità viscerale, hanno tutta una serie di importanti alterazioni che determinano un aumento del rischio. Vedete in questo caso, a parità di peso, i soggetti che hanno una obesità addominale hanno una maggiore, ancora una volta, una maggiore probabilità di mostrare le caratteristiche della sindrome metabolica. E la sindrome metabolica che cos'è? È la presenza nello stesso soggetto di almeno tre di queste condizioni, a partire dall'aumento della circonferenza addominale, avere i trigliceridi alti, l'HDL basso, avere un'elevata glicemia a digiuno quando la persona si avvicina alla soglia di sviluppare un diabete clinicamente manifesto, e molto spesso a queste condizioni si accompagna anche l'ipertensione arteriosa. Vedete chiaramente come la combinazione di questi fattori di rischio espone le persone ad un'elevata probabilità di andare incontro a delle complicanze che sono prevalentemente vascolari,
mi riferisco all'infarto in modo particolare, ma ci sono anche altre complicanze. Vi farò vedere come la sindrome metabolica si accompagna non solo a, e l'obesità non si accompagna solo a un aumentato rischio di malattie vascolari, ma si accompagna anche a un aumentato rischio di cancro. Qual è la prevalenza della sindrome metabolica in Italia? Sono stati fatti alcuni studi, faccio vedere i dati non recentissimi, ma insomma la situazione, se possibile, sta peggiorando col passare degli anni. In questo gruppo di soggetti di età tra i 35 e i 74 anni, in media, sono circa 9.000 soggetti, un soggetto su 4 ha la sindrome metabolica. E come vedete, l'andamento è progressivamente crescente man mano che si passa dalle classi di età più giovane alle classi di età più anziane. Quindi questo vuol dire che non è solo la genetica, non è, è anche lo stile di vita, è anche l'esposizione cronica, diciamo così, a certi fattori di rischio ambientali che determina la presenza della sindrome metabolica. Ora, perché l'obesità viscerale fa così male? Allora, questo è un problema scientificamente molto rilevante, cioè quali sono i meccanismi che trasformano un accumulo di tessuto adiposo all'interno dell'addome in potenziali meccanismi di danno. Ovviamente alcuni li abbiamo visti, la dislipidemia, l'insulinoresistenza, ma vorrei concentrare l'attenzione soprattutto su quest'altro meccanismo che ha una valenza molto ampia, che è quella dell'infiammazione, dove per infiammazione non intendo le malattie infiammatorie, quelle gravi, quelle che hanno una manifestazione clinica molto evidente, l'infiammazione. Mi riferisco in modo particolare all'infiammazione cronica, cosiddetta di basso grado, quella spesso invisibile. E diciamo, l'idea circa il ruolo del tessuto adiposo nel promotore, di come organo promotore dell'infiammazione, si basa su una serie di osservazioni che ora vi faccio vedere. Innanzitutto, gli adipociti, scusate, producono alcuni mediatori dell'infiammazione. Quella proteina lì, con quella sigla TNF-alfa, è un mediatore dell'infiammazione. Quindi il tessuto adiposo non è solo l'organo che immagazzina grassi, è un organo biologicamente molto attivo e produce una serie di sostanze, tra cui anche questa sostanza che è un potente mediatore dell'infiammazione. Inoltre, all'interno del tessuto adiposo si accumulano cellule infiammatorie, in modo particolare i macrofagi. Sono disposti tra le cellule, gli adipociti, vedete questi palloncini, sono cellule che contengono un'enorme gocciola lipidica, cioè il nucleo, e intorno agli adipociti sono presenti cellule infiammatorie. E la quantità di cellule infiammatorie presente all'interno del tessuto adiposo è molto variabile. E noi un po' di anni fa abbiamo fatto uno studio per cercare di capire quale cellula produceva questi mediatori dell'infiammazione, e approfittando della collaborazione dei colleghi chirurghi che ovviamente ci aiutavano su pazienti consenzienti a raccogliere il tessuto adiposo nelle varie parti dell'organismo, abbiamo cercato di capire quali erano i macrofagi che esprimevano in maggiore quantità questi mediatori dell'infiammazione. Prima ho citato il TNF-alfa, ma un altro importante mediatore dell'infiammazione è un'interleuchina, che è l'interleuchina 6. E vedete che i più importanti produttori di questi potenti mediatori dell'infiammazione sono i macrofagi che sono presenti nel tessuto viscerale, a dimostrazione che quando il macrofago si insedia in quel tessuto tende a produrre una notevole quantità di mediatori dell'infiammazione. Più ancora dei macrofagi che invece sono isolabili dal tessuto adiposo sottocutaneo. Quindi l'infiammazione del tessuto adiposo viscerale è sicuramente un'infiammazione più pericolosa. Ma che cos'è che mi piace farvi vedere? È qualche immagine che documenta la presenza. Questi sono studi condotti da un collega molto prestigioso, il professor Cinti di Ancona, che
ha chiaramente dimostrato, ottenendo delle belle immagini, come nel tessuto adiposo, questa è una biopsia di tessuto adiposo, vedete, intorno al tessuto adiposo sono presenti queste cellule, che sono cellule macrofagiche, a creare quasi degli orletti intorno agli adipociti. Ma perché i macrofagi arrivano lì? Molto probabilmente, questa è l'ipotesi, i macrofagi si dispongono, i macrofagi funzionano come i grandi spazzini dei tessuti, diciamo, no? Per dirlo in termini molto semplici. Bene, laddove le cellule, gli adipociti diventano molto grandi e muoiono, quindi si rompono e muoiono, questa forma di corpo estraneo che si determina nel tessuto adiposo viene circondata dai macrofagi, che hanno il compito di tentare di rimuovere i detriti che si generano dopo la morte degli adipociti. Quindi è un meccanismo di difesa, come spesso è l'infiammazione, che però genera e innesca un processo infiammatorio che tende a mantenersi nel tempo. Quindi la teoria qual è? È che man mano che le cellule del tessuto adiposo si rigonfiano e diventano più grandi perché accumulano sempre più lipidi, si crea anche una condizione di sproporzione fra la quantità di ossigeno che arriva attraverso il sistema vascolare e le necessità dell'adipocita. Molti adipociti muoiono e questo costituisce uno stimolo perché i macrofagi penetrino all'interno del tessuto adiposo, e questo ha fatto nascere il concetto di adiposopati, cioè di malattia infiammatoria del tessuto adiposo. E in molti dei pazienti affetti da obesità, da sindrome metabolica e caratterizzata dall'obesità addominale, il tessuto adiposo è infiammato. E che queste cose succedano in vivo e non sono semplicemente delle immagini ricavate in modo estemporaneo da ex vivo, cioè da biopsie, è dimostrato da un elegante esperimento. Cosa hanno fatto questi autori? Hanno misurato la quantità di questa proteina, di questa interleuchina, di questa citochina, sia nell'arteria del braccio e sia nella vena porta. Ora dovete sapere che l'arteria del braccio ovviamente irrora un tessuto, diciamo, periferico, mentre la vena porta raccoglie tutto il sangue che proviene dall'intestino. Quindi è chiaro che se, incluso il tessuto adiposo, quindi è chiaro che se questo tessuto adiposo produce molta interleuchina, io ne devo trovare molta di più nella vena porta che non nell'arteria radiale. E le cose stanno così, vedete, la quantità di interleuchina 6 è molto maggiore all'interno della vena porta che non della arteria radiale, tanto da far immaginare l'ipotesi che il tessuto adiposo produca una eccessiva quantità di interleuchina, in questo caso interleuchina 6, l'interleuchina 6 arriva al fegato e questo meccanismo, questo segnale genera la produzione di un'altra proteina infiammatoria, la proteina C-reattiva, che costituisce una sorta di segnale dell'infiammazione che è presente nell'organismo dell'individuo obeso, e molti soggetti obesi hanno elevati livelli di proteina C-reattiva, e anche questa è una cosa che si può misurare abbastanza facilmente, si ritrova costantemente. E questa osservazione non è ancora una volta priva di significato clinico, perché vedete in quest'altro studio come i soggetti che hanno la sindrome metabolica e hanno elevati livelli di proteina C-reattiva misurabili nel sangue, è una metodica non tanto complicata, è abbastanza facile da realizzare, vedete, hanno una probabilità di morire, quindi sopravvivono meno, nell'arco di un arco di tempo neanche lunghissimo, il periodo di osservazione è stato 8 anni, rispetto a coloro che invece non hanno la sindrome metabolica, cioè non hanno un accumulo di tessuto adiposo all'interno dell'addome e hanno livelli bassi di proteina C-reattiva, quindi si trovano in una condizione di non infiammazione cronica, di basso grado. Quindi ancora una volta questa misura ci dà una misura anche della probabilità, del rischio che la persona corre. E come dicevo prima, l'infiammazione insieme ad altri meccanismi ha un ruolo fondamentale nel legare l'obesità al rischio di cancro. I soggetti obesi hanno una maggiore probabilità di morire di cancro o di andare incontro al cancro. Questo è un altro dato che mostra chiaramente come il crescere dell'indice di massa corporea sia nei maschi e nelle femmine tende ad aumentare la probabilità di morire per un cancro, qualsiasi cancro.
e se uno volesse poi togliersi il gusto di andare a capire quali sono le manifestazioni oncologiche che sono più frequenti nei soggetti obesi, questa è un'altra analisi che è stata fatta dei dati disponibili in letteratura, e vedete come ad esempio nelle donne è molto elevato il rischio di endometrio. Un rischio relativo di 2 vuol dire che è una donna che ha il doppio della probabilità di sviluppare un cancro dell'endometrio. Vedete ancora come le persone che sono obese hanno più di 3 volte la probabilità di sviluppare un cancro del fegato. Quindi un'altra condizione molto frequente, un altro rischio molto frequente di cancro che si accompagna all'obesità è il cancro del grosso intestino, il cancro del colon. Quindi è possibile che quei meccanismi che vi ho illustrato e che legano strettamente l'obesità addominale al rischio di diabete, di malattie cardiovascolari, siano gli stessi che agiscono per aumentare la probabilità di andare incontro ad un cancro. Però l'altra domanda chiave è: perché si arriva a questo? No? Se avete visto, non tutti sono in sovrappeso, un terzo lo è, ma non tutti sono in sovrappeso. Cioè, quali sono i meccanismi che fanno sì che una persona nel tempo accumuli quantità eccessive di tessuto adiposo all'interno dell'addome? Ovviamente la sindrome metabolica e l'obesità addominale è un'entità complessa da un punto di vista delle cause. Sicuramente sono importanti i geni, sicuramente sono importanti i fattori ambientali, cioè l'inattività fisica, l'eccessivo consumo di nutrienti, e ovviamente entrambi questi fattori in qualche modo cooperano per generare questa condizione che poi, come vi ho mostrato fino ad ora, a sua volta si complica con altre malattie come il diabete e la malattia cardiovascolare. Però vi voglio far vedere una teoria che, come dire, è abbastanza in voga in questo ambito, che è la teoria della inespansibilità del tessuto adiposo. Allora, noi abitualmente con l'età e con l'invecchiamento tendiamo ad aumentare un pochino di peso. E se questo aumento è contenuto, come si vede qui da questa curva, gli effetti sui parametri metabolici, in modo particolare sulla sensibilità dell'insulina, tutto sommato non si vedono, non si apprezzano. La sensibilità dell'insulina rimane accettabile. Ad un certo punto c'è un valore soglia, superato il quale la sensibilità all'insulina precipita drammaticamente. Anche per piccoli aumenti di peso l'alterazione diventa visibile, ma misurabile e sempre più grave nel tempo. Ora, quello che è interessante da un punto di vista, è anche affascinante da un punto di vista biologico, è che ognuno di noi ha la sua curva di relazione tra aumento di peso e sensibilità all'insulina. Ci sono dei soggetti che hanno una tolleranza piccolissima, basta un piccolissimo aumento di peso che la loro sensibilità all'insulina peggiora drammaticamente, e ci sono dei soggetti che sono invece un pochino più resistenti, cioè hanno bisogno di tempi più lunghi e di aumenti di peso molto più marcati perché la sensibilità all'insulina precipiti. E questa è forse la ragione della variabilità che c'è tra gli individui nella risposta ad una stessa esposizione, ad esempio alla iperalimentazione. Ma c'è un altro, tra l'altro tutta questa teoria deriva dallo studio di alcuni modelli anche genetici. Noi sappiamo che esistono delle malattie come le lipodistrofie, sono delle malattie molto rare, io ad esempio ne seguo 3, in Italia ne sono stati descritti 13, sono delle malattie molto rare caratterizzate dal fatto che le persone non riescono a costruire tessuto adiposo, hanno pochissima quantità di tessuto adiposo, eppure si alimentano, eppure mangiano. Ecco, queste persone sono persone che non hanno un tessuto adiposo espansibile, perché non hanno tessuto adiposo, quindi non possono accumulare in modo metabolicamente neutro tutte le calorie che assumono. E quindi queste persone costituiscono l'estremo di questa distribuzione, mentre il nostro signore con la pancetta, anzi il pancione, si trova all'altro estremo della distribuzione. Lui deve accumulare molto tessuto adiposo perché le alterazioni metaboliche si manifestano. Quindi lo studio di queste condizioni estreme ha aiutato anche a capire un pochino meglio quali sono i meccanismi patogenetici che sono alla base di questa condizione che si associa costantemente all'accumulo di tessuto adiposo viscerale, cioè la adiposopatia.
Ma c'è un'altra variabile, un'altra dimensione in questo fenomeno, che è quella rappresentata dal tempo. È chiaro che prima noi veniamo esposti a un fattore ambientale che costituisce il motore di quelle alterazioni, e peggiore sarà la situazione, perché è chiaro che avremo la possibilità di accumulare più tessuto adiposo nel tempo e far peggiorare la nostra risposta metabolica. E questa diapositiva emblematica dice come la situazione dell'obesità infantile genera il terreno, genera le premesse per quelle alterazioni che vi ho fatto vedere. E l'obesità infantile, questa non è una, neanche questa è una statistica aggiornatissima, ma l'obesità infantile è un problema decisamente serio. Ci sono alcune regioni d'Italia in cui un bambino su due è in sovrappeso obeso, in modo particolare alcune regioni del sud Italia, e anche qui conta l'educazione, conta l'attività, la mancata o la ridotta attività fisica, conta lo stile alimentare. Ma sicuramente l'inizio precoce di queste alterazioni non fa altro che aumentare la probabilità che molti più adulti sviluppino le alterazioni che vi ho fatto vedere. E poi ci sono alcune evidenze molto recenti, per certi aspetti molto affascinanti, perché possono aprire nuovi scenari di intervento terapeutico, che fanno riferimento alle relazioni tra i microbi che sono nel nostro intestino e il rischio di sviluppare obesità. I microbi che sono presenti nel nostro intestino, con una definizione molto onnicomprensiva, si definiscono microbiota. E studi recenti o relativamente recenti hanno portato sempre più a indagare le relazioni fra microbiota intestinale e il rischio di sviluppare l'obesità. Che il microbioma biota intestinale sia una cosa importante e seria è dimostrato da alcuni numeri. Allora, guardate, circa 1,5 kg di peso è fatto da germi che normalmente risiedono nel nostro intestino. Una quantità notevole. Tenete conto che il fegato pesa circa 1,5 kg. Quindi è una quantità notevole. Non solo, ma all'interno dell'intestino sono stati individuati, e forse ancora altri ceppi saranno individuati, una lunga lista di batteri che hanno tutta una serie di importanti funzioni. Tanto per darvi ancora alcune dimensioni, diciamo, il pool genico legato alla presenza del microbiota è enormemente più grande rispetto al pool genico rappresentato da tutti i geni presenti nel nostro organismo. Quindi è, come dire, una sorta di organismo nell'organismo che svolge alcune funzioni. Ora, noi le abbiamo funzioni che ovviamente sono state si stanno indagando con tutta una serie di giganteschi progetti, con molti investimenti di molto denaro, ma quello che noi abbiamo studiato, almeno quello che ho studiato anch'io un po' di tempo fa, è che il microbiota intestinale era molto importante, perché svolgeva un ruolo nel favorire la maturazione del sistema immunitario, aiutava a produrre e assorbire alcune vitamine, era fondamentale nella regolare la motilità dell'intestino, perché l'intestino si muove, quindi la presenza dei batteri e dei prodotti dei batteri è in grado di regolare la motilità intestinale. Ma oggi siamo più orientati a ritenere che il microbiota intestinale è un organo metabolicamente attivo e svolge un ruolo importante nella funzione di recupero dell'energia dagli alimenti che noi consumiamo. E quindi questo è un meccanismo che lo ha chiaramente fatto indicare come un possibile candidato a avere un ruolo nello sviluppo dell'obesità. E ci sono alcuni esperimenti carinissimi che voglio far vedere per cercare di, cioè, che hanno aperto un po' questa prospettiva. E che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno fatto una cosa molto semplice: hanno confrontato il microbiota di due topi, uno magro, che nasceva magro e rimaneva magro, e un altro topo che spontaneamente ingrassava. È visibile, no? È un topo ciccione. Bene, si è visto che studiando il microbiota di questi due animali sono state osservate le differenze, cioè non era identico. La qualità e la quantità di batteri presenti nelle feci dei due animali era diversa. E uno può dire, vabbè, questa è una conseguenza del fatto che uno è grasso e uno è magro.
non è la causa della magrezza o della grassezza. Ma la cosa più interessante, ve lo voglio far vedere con quest'altra diapositiva, che cosa si è fatto? Si è preso il microbiota dell'animale grasso e lo si è trapiantato, che è un'operazione un po' sporca da fare, ma insomma si fa, è stato trapiantato in topi che non hanno sempre spontaneamente germi all'interno dell'intestino. La stessa cosa si è fatta prendendo il microbiota dell'animale magro. E si è visto che l'animale che riceveva il microbiota dal topo grasso aumentava di peso. Quindi trapiantare il microbiota da un animale all'altro significa trasformare un animale che non ha germi nell'intestino e che ha un aspetto magro in un animale grasso, molto più grasso di quello che invece riceveva il microbiota dall'animale magro. Quindi vuol dire che questo organismo, il microbiota, ha un ruolo importante nel favorire l'obesità. E poi ci sono degli studi interessanti fatti anche nell'uomo. E cioè, cosa si è fatto? Si sono prese delle persone e si sono messe a dieta per far perdere peso alle persone. E si è visto che nel corso della dieta il rapporto fra queste due specie batteriche, che hanno due nomi complicati, Firmicutes e Bacteroides, diciamo una cattiva, i Firmicutes, e una buona, i Bacteroides, tendono a cambiare nel corso della dietoterapia. E man mano che la dieta va avanti, la quantità di Bacteroides che compare nella microbiota tende ad avvicinare quella che è tipica delle persone magre. Quindi come se attraverso la dieta si riuscisse a correggere la qualità del microbiota intestinale. E in questo esperimento si è visto chiaramente che, indipendentemente dalla dieta, la dietoterapia in questi soggetti era stata realizzata o cambiando la quantità di carboidrati o cambiando la quantità di grassi, indipendentemente dal tipo di dieta utilizzata, il cambiamento del peso era strettamente legato al cambiamento della composizione della flora batterica intestinale. Quindi è chiaro che queste osservazioni hanno aperto le idee a tutta una serie di possibili meccanismi. Ora ho fatto prima riferimento al ruolo che alcuni batteri hanno nell'estrarre, digerendo alcuni componenti presenti nella nostra alimentazione, ma i meccanismi che sono stati chiamati in causa sono stati anche numerosi. Ad esempio, uno interessante che ci riporta di nuovo al problema dell'infiammazione è il fatto che la presenza di alcuni batteri rende la membrana intestinale più permeabile. E una membrana più permeabile è una membrana più permissiva, quindi che fa passare anche agenti potenzialmente proinfiammatori. Uno di questi agenti proinfiammatori che è stato individuato è questo lipopolisaccaride, questa sigla particolare che si chiama LPS. E si è visto che quando la quantità di LPS aumenta nel sangue, questo non fa altro che innescare un'infiammazione. Quindi è chiaro che, e torniamo all'ipotesi precedente, anche attraverso l'alterazione della flora batterica intestinale si può immaginare di innescare tutti quei processi che poi portano a quelle alterazioni di cui vi ho parlato in precedenza. D'altro canto, queste osservazioni hanno fatto nascere l'idea che forse l'obesità si può curare o prevenire modificando la flora batterica intestinale, cioè modificandola in modo tale da far prevalere i batteri buoni a scapito dei batteri cattivi. E c'è molto lavoro in questo campo, vi faccio vedere una cosa di qualche tempo fa. Ovviamente è stato subito immaginato un brevetto per un probiotico che potrebbe avere funzioni in questo campo. Ma in attesa che queste nuove risorse siano praticabili, ora vorrei spendere gli ultimi minuti della mia presentazione per dire che cosa possiamo fare in condizioni di obesità viscerale, di sindrome metabolica. Ora, è chiaro che in questo momento la sindrome metabolica spesso viene trattata da noi trattando le alterazioni che sono presenti, cioè se il paziente è diabetico curiamo il diabete, se il paziente è iperteso curiamo l'ipertensione, se il paziente ha i grassi alti nel sangue curiamo la dislipidemia, così si chiama. Ma tutto si basa fondamentalmente su
una cosa vecchia come l'uomo, e cioè la perdita di peso attraverso la dieta, cioè l'obiettivo del, almeno il primo obiettivo dell'intervento terapeutico è quello di ottenere una riduzione del peso, ma non una riduzione tanto per riduzione, occorre che sia quantitativamente significativa. E ci sono molti studi che hanno dimostrato che per ottenere dei benefici metabolici occorre almeno raggiungere una riduzione del 10% del peso corporeo attuale. Quindi se uno pesa 80 kg ed è in sovrappeso dovrebbe perdere perlomeno 8 kg, se uno pesa 100 kg dovrebbe perdere almeno 10 kg. Perché questa quantità di effetto dimagrante ha dimostrato essere in grado di produrre una serie di effetti benefici: ridurre i grassi nel sangue di queste proporzioni, ridurre la probabilità di andare incontro al diabete riducendo del 50% la glicemia a digiuno, riducendo la pressione arteriosa, cioè riportando verso la norma tutte quelle alterazioni metaboliche e non metaboliche che caratterizzano la sindrome metabolica, come dieta e attività fisica, cose apparentemente ovvie, molto spesso difficili da mettere in pratica quotidianamente e regolarmente. Però ci sono alcuni consigli che vorrei lasciarvi, ad esempio per ottenere un calo di peso che sia realmente efficace per prevenire le alterazioni di cui vi ho parlato, è fortemente sconsigliato usare diete seriamente ipocaloriche. Ad esempio è bene evitare diete che scendono al di sotto della razione di 1000 calorie al giorno, perché in genere, oltre al rischio di provocare carenze, le diete fortemente ipocaloriche possono far immaginare di ottenere una rapida perdita di peso, ma è anche maggiore il recupero ed è rapido il recupero del peso che eventualmente si è perso. Quindi è chiaro, quindi le indicazioni, le raccomandazioni che vengono comunque date è quella di utilizzare una dieta leggermente ipocalorica, una riduzione di circa 500 calorie al giorno, che venga mantenuta nel tempo in modo tale da stabilizzare questi risultati. E quindi quello che in genere si fa è quello di, come dire, sottrarre circa 500 calorie al giorno per fare in modo che la velocità di caduta del peso sia intorno a mezzo chilo a settimana. Questo è, sono alcuni numeri ideali che possono consentirci di controllare la situazione. Quindi non avere fretta, non spingere la restrizione calorica a livelli particolarmente eccessivi, ma essere graduali e continui. Io mi fermo qui. Grazie per l'attenzione. Quindi se è troppo, se è vero. Allora, qualche domanda? Vai. Io. Probabilmente quel ciccione di autoproposizione, mi sono scherzo, sì. Combinante dice, ma io ti sei la terra e ti sento il sole. Aldo Fabrizi sta dicendo. Terra e il sole o sole. Sta citando Aldo Fabrizi, diamogli il microfono. Vai. Fabrizi, in uno sketch fulminante, diceva: è la terra che gira intorno al sole o il sole intorno alla terra, e poi lo diceva bene, e l'altro diceva: non ci ho fatto mai caso. E oggi volevo dire, non ho capito, ma hai confuso proprio le idee sul rapporto causale delle cose che hai detto. Cioè, uno è grasso perché c'ha l'insulina resistenza, o gli viene l'insulina resistenza perché ha il grasso, e sui batteri, la flora intestinale, uguale, i batteri. La ciccia segue i batteri, il primo esperimento, nel secondo esperimento diminuisce la ciccia e i batteri cambiano. Si sono due questioni complicate. Allora, la risposta alla prima domanda è abbastanza semplice: uno diventa insulino resistente perché è ciccione. Sì, sì, ma vi ripeto, può essere più complessa, però diciamo. Sì, sì, no, ammetto che non è così semplice, però diciamo tutte le evidenze sono, vanno nella direzione di dire che se si sviluppa l'obesità, ecco, abbiamo visto ci sono alcuni soggetti che
potrebbero essere resistenti a questo, si sviluppano tutte le conseguenze legate all'obesità. Riguardo alla flora batterica intestinale, io vi ho fatto vedere alcuni degli esperimenti, non è tutta la storia, perché ci sono alcune evidenze che dicono che è vero che la flora batterica intestinale è fortemente influenzata dallo stile alimentare. Va bene, quindi è un rapporto bidirezionale che c'è fra la composizione della flora batterica intestinale e la qualità dell'alimentazione. Però è anche vero che esiste una certa stabilità della composizione della flora batterica intestinale. Si è visto, ad esempio, ora non ho mostrato i dati per ragioni di tempo, ma si è visto che spesso i bambini mantengono nel tempo la flora batterica intestinale. Si è visto anche che fin dalla nascita bambini che hanno una flora flora batterica intestinale di un certo tipo hanno più probabilità di diventare grassi. Si è visto anche che, e questo è un aspetto su cui i pediatri stanno riflettendo, un utilizzo precoce della terapia antibiotica tende a selezionare alcuni ceppi batterici che sono, come dire, pro-obesogeni. Quindi anche un uso mal accorto può favorire l'obesità. Quindi credo che, sebbene i meccanismi sono bidirezionali, penso che si possa immaginare una sorta di rapporto causa-effetto fra questi fenomeni. Hai chiamato un commento su questa storia del microbiota, che è verissimo quello che dici, che poi alla fine la flora intestinale intrinseca uno se la porta nella vita, è comune alla famiglia, quindi il discorso è molto molto complicato. L'esperimento da fare sarebbe prendere il topo grasso, mettergli il microbiota del magro e vedere se dimagrisce, però questo non viene a mia conoscenza. No? Sono stati fatti degli esperimenti dell'uomo. Anche noi abbiamo fatto qualche cosina, usando dei probiotici però. Ora il trapianto fecale è un'operazione... Ragazzi, insomma, è una vicina. Prossima volta. Sono stati fatti dei tentativi ed effettivamente, ora, l'effetto dimagrante non è marcato, ma alcuni meccanismi metabolici... Poi bisogna vedere quanto diventa stabile il microbiota che trapianti, che non è stabile quando ripone qualcosa. Però ci sono delle tentative. Certo. No, ci sono miliardi. Ci saranno nel supermercato le boccettine che te lo vendono per chi sai che è buono. Vai. Francesco Maria Manozzi, Tor Vergata. Da medico dello sport, intanto complimenti per la relazione veramente esaustiva. Però parlavo dello sport. No, infatti, ma non voglio sottolineare questo aspetto, venendo dalla scuola del professor Vecchietti, in cui l'esercizio fisico è una terapia e quindi va dosata poi sulle varie caratteristiche fisiche, ma anche psicofisiche. La mia domanda era un'altra: il calcolo del fabbisogno calorico è molto giusto, però bisogna anche fare il calcolo del fabbisogno energetico. Perché a questi soggetti bisogna comunque dare una dose di attività fisica che gli consenta di perdere inizialmente il peso e poi di mantenerla questa perdita di peso. E il fabbisogno energetico, come lei ben sa, è l'introito fratto la spesa energetica che bisogna comunque calcolare, altrimenti se questi soggetti rimangono sedentari e non consumano, anche se noi gli diamo 0,0 qualcosa, aumenteranno sempre di peso. Grazie. E anche questo è diventato oggetto di ricerca scientifica, il rapporto che c'è fra la sarcopenia, che è in parte funzionale, e l'obesità. Noi sappiamo che i soggetti che riducono la massa muscolare, per vari motivi, il motivo più frequente è sicuramente la mancata utilizzazione della massa muscolare, tendono a veder peggiorare tutti i meccanismi metabolici. E ci sono alcuni progetti, anche la Fondazione Roma ne ha finanziato uno, dedicato a studiare i rapporti fra la sarcopenia e le alterazioni metaboliche e infiammatorie. Per cui è molto importante. Io l'ho tralasciata per ragioni di tempo, ma l'attività fisica... Quando si perde inizialmente molto peso, al di là della massa muscolare, soprattutto lì, facciamo attenzione, non è che si perde nel breve termine, perché esatto. Poi io che sto attento al peso, poi ha perso 2 kg, poi giù dopo ho preso un kg. È una perdita futile. Futile, transitoria e illusoria. Illusoria. Certo.
No, una sul microbioma e un'altra sulle restrizioni. È chiaro che la composizione del microbioma dipende dallo stile di vita, perché ci sono degli studi interessanti fatti nei bambini africani e nei bambini europei, e ovviamente la composizione del microbioma è assolutamente correlata a una dieta grassa per quanto riguarda gli europei e una dieta vegetariana. Quindi, e poi c'è anche, addirittura un'altra cosa stupefacente, è la capacità dei giapponesi di digerire il sushi, cioè le alghe, che hanno una proteina solfonata che noi non possiamo digerire. E si è scoperto che nel microbioma c'è stato un trasferimento di enzimi che sono in grado invece di digerire questa proteina. Questa è una cosa. Per quanto riguarda la restrizione calorica, c'è uno studio interessante che è uscito da poco, in cui hanno dimostrato che basta una settimana di restrizione calorica, di dieta tipo sotto le mille chilocalorie, fatta una volta al mese. Dopo 3-4 mesi, infatti, su popolazioni umane, tutti questi parametri diventano tutti normali. Quindi apparentemente, invece di fare una dieta ipocalorica continua, forse basta farne una volta al mese per una settimana. Almeno questo è l'ultimo lavoro che è uscito. No, io sto notando male che parlano solo gli scienziati, il pubblico non parla perché è terrorizzato da quello che hai detto, però ricordando sempre, dopo ti do la parola, dopo c'è Vincenzo così, no, ricordo sempre, ricordate Woody Allen che diceva non mangiava, non beveva, non fumava, eccetera, non faceva, eccetera, campò una settimana di più, quella settimana più va ridotto, non poteva manco uscire di casa, si è rovinato la vita per niente. Vincenzo, vai. Complimenti per questo talk. No, io ti volevo chiedere una cosa che riguarda la steatosi epatica, che tu un po' hai tenuto da parte, perché della sindrome metabolica è, diciamo, il punto. E a questo proposito vorrei ricordare, per la domanda che hanno fatto prima gli altri, un modello di Richard Flavel, che è di topo, che in topi non completamente normali, magri, quando c'è infiammazione dell'intestino e batteri possono traslocare e vanno tutti nel fegato, perché il fegato è quel filtro, se c'è l'EPS il fegato lo tiene sotto controllo perché è tollorogenico, se però ce n'è tanto da steatosi, i microbi traslocano addirittura a livello sistemico e danno malattie vascolari, ipertensioni e malattie autoimmuni. Quindi primitivamente in questo modello sono i batteri che danno tutto il resto e non il contrario, per rispondere alla domanda prima che ha fatto il... Sì, ovviamente io non l'ho presa in considerazione perché apriva un altro capitolo, ma un'altra componente di questa adiposopatia, se così si può dire, è rappresentata anche dal fatto che si accumulano quantità eccessive di tessuto laddove non ci dovrebbe essere, e la steatosi epatica è la manifestazione clinicamente più importante, più comune, più frequente, ed è probabilmente una delle ragioni attraverso cui si può spiegare quella relazione che vi ho fatto vedere tra l'aumentato rischio tra obesità e l'aumentato rischio di tumori del fegato, perché un'infiammazione cronica a livello epatico può costituire la base per dar luogo di tumore, esatto, quindi è praticamente l'80% dei soggetti obesi sono steatosici, non tutti hanno la manifestazione infiammatoria legata alla steatosi, però tutti i pazienti obesi sono steatosici. Quando facciamo la semiotica c'era una cicciottella, prima cosa fanno, esatto, dice io perché lo vedevi bene quando era nei primi anni, la prima cosa pasta al fegato, buscia bene, roba simile, se era uno magro facciamo perdere, scatta l'ultima aiuto. C'era buonasera, una domanda da profano. Allora, da quanto ho capito, il microbioma è formato da 1000 specie, più o meno, all'incirca, e il numero di miliardi che lo compongono, cioè erano 100 volte in più.
Allora, la mia domanda era riguardo i prodotti che troviamo in farmacia. Generalmente questi, questi integratori probiotici, questi che contengono miliardi di cellule, normalmente sono composti da uno o due specie, per cui in questo caso 1000 contro 2, questi due servono a qualcosa come domanda? E come seconda domanda c'è anche il quantitativo, perché ci hanno 5, le confezioni 10, 20 miliardi, mi sembra che in realtà ce ne sono molti di più, per cui non so se è una goccia nell'oceano, sia per il numero di specie, sia per il quantitativo. No, la mia domanda è più... No, è più riguardante il cancro, perché vedevo che nella diapositiva c'era una ridotta incidenza del cancro prostatico associato con l'obesità, e la mia domanda era come mai c'è questa controtendenza? La ridotta incidenza rispetto agli altri, è meno aumentata rispetto agli altri. No, dava proprio uno 0.7 invece di 1. Diciamo, il principio su cui si basano molti approcci, diciamo, probiotici sono quelli di creare un ambiente che favorisca la espansione di alcune colonie batteriche rispetto ad altre. Quindi non è tanto quindi il probiotico non funziona tanto come farmaco, così come siamo immaginiamo che funzioni un farmaco, cioè agisce in relazione alla dose, ma in quanto crea un ambiente che poi nel tempo favorisce la selezione di alcuni ceppi batterici rispetto ad altri. Il problema di questi tipi di approcci è che noi non al di là di quelle due specie che vi ho indicato, noi non sappiamo bene quali sono quelle positive e quelle negative. Ed è chiaro che solo quando avremo risolto questo problema complicato, ovviamente, da un punto di vista della ricerca, potremo essere ancora più efficienti nella manipolazione. In questo momento non... in questo momento non abbiamo nessun protocollo. Fa contento chi lo vende, quello è sicuro. In questo momento sì. Allora, io non so chi di voi ha visto in televisione lo spot dell'Istituto Pasteur di Tommaso, avete visto? Di quei ragazzini di cui quello dice: io da grande farò cercatore, e poi quella bella ragazza che era la zia, poi di quelli che dice: hai scelto il posto giusto, il suo pastere, e poi facciamo ricerca per creare salute. Beh, questo poi avremo altre campagne in televisione, abbiamo, non dico sfondato di questo tipo, perché questo. Io debbo a voi un ringraziamento, abbiamo modificato lo statuto del suo pastere e creato anche, faremo una onlus, gli amici del suo pastere, non tanto perché venite a sentire le conferenze, che è già lodevole, ma perché riteniamo, come ho detto prima, e Marcello Arca è uno di questi, e fare buona ricerca e anche propagandare buona ricerca crea per davvero salute vera e roba simile. Quindi io credo, vi sono come presidente, diciamo, mi sono dimesso, dovrei forse essere rieletto, ma insomma dovrei essere sempre io, credo che non ci sono altri candidati, quindi vado a candidato unico, però veramente un ringraziamento per tutte le volte che voi venite. Probabilmente nell'estate faremo qualche manifestazione di questo tipo al Maxi, e dove ci sarà magari 1000 persone, e sceglieremo qualche tema, qualcuno dei temi che abbiamo trattato, questo potrebbe essere noi quello, qualcun altro, cioè, avremo una conferenza del professor Aglioti che appare strampalata, neurologia e santità, qualcosa di questo tipo, capito? Oppure le ragioni della fede, basi neurologiche della fede, oppure le basi mentali della fede, capito? Roba simile. Poi magari anche sullo sport, vediamo, sei già santo tu. Organizzando Acqua Film Festival al Maxi, dell'acqua in tutte le sue, va bene, no, pensa già, tu fossi già santo, capito, questo ci preoccupava, perché un po' di peccato va sempre bene, insomma, capito, rende la vita piacevole, capito? Sì,
E naturalmente poi avremo anche, al solito, avremo il calendario, queste cose, roba simile, però insomma ci vediamo. Quando è che la prossima, quando l'abbiamo, Linda? Primo dicembre, quindi vi terremo informati di questo. Veramente grazie. Abbiamo ridotto, come abbiamo detto, la cosa per Marcello, grazie. Mia moglie mi ha chiesto portata a posta per questo, non è vero, perché poi io non ricordo sempre le cose. Finalità. Finalità? Ricerca scientifica. No, no, abbiamo cambiato lo statuto, il presidente, ho cambiato lo statuto, il presidente non è più disegnato da questo. Eletto dai dipartimenti in Italia che hanno avuto ricerche finanziate da questo Pasteur. Cosa vuol dire? Vuol dire banalmente che ho buttato fuori quella parte di sapienza che non mi piace, quella che insegnate. Che la sapienza rimane solo con l'eccellenza, ma potrà entrare con Vergara, Milano, se diventa... Quindi si può applicare. Diventa... Il problema è che i soldi sono pochi, bisogna fare una gara. Questo è un problema per cui non a caso si è affrontato con le campagne di televisione queste cose qua. Perché la piazza romana... No, ma non è solo quello, il problema è quello di diventare un suo passeggiato. Diventare il suo pastore di Parigi, che è riferimento worldwide. Tra l'altro il fatto di avere Angela Santone, direttore scientifico, è stata eletta coordinatrice di Pasteur d'Europa, cioè riconoscimento straordinario, che è la prima volta in cui un non francese fa il coordinamento di questi pasteri. Ci sono varie zone. Beh, adesso da Parigi è ottobre, siamo stati ammessi nel bureau degli istituti Pasteur, quindi approvare i bilanci, roba di cose, finora. Però questo ha contato molto al fatto che io sono comunque un ricercatore che ha un pregio internazionale e Angela Santone ancora di più. Quindi sai, il mondo poi i sei non gliene frega nulla, sai che hai fatto.